Analizziamo ora i risultati della ricerca. Facciamo una ricerca base. Cerchiamo la riabilitazione della persona con ictus. Quindi scriviamo stroke, aperta parentesi, rehabilitation, or, il sinonimo, che era physiotherapy, asterisco, chiusa parentesi. Sono usciti 6.229 risultati. Escono 20 risultati per pagina, eccoli, in ordine di rilevanza. I risultati sono divisi in sezioni per tipologia di documento. Al primo posto troviamo le evidenze. Evidence. 5.871 risultati. Poi sono presenti immagini, video, materiale educativo, informazioni per i pazienti, news, eccetera. Vediamo un paio di esempi. Nella sezione video abbiamo due risultati. Apriamo il primo. Si sta caricando il video. Finito di guardare, chiudiamo la finestra con la X. Andiamo a vedere un'altra sezione, ad esempio Patient Information, informazioni per i pazienti. Qui troviamo 130 risultati. Apriamo il secondo risultato, Ischemic Stroke. È del materiale informativo per i pazienti con immagini. Chiudiamo la finestra. La parte più importante del trip è la prima sezione, quella delle evidenze, evidence. È utile leggere i risultati per tipo di evidenza. Per farlo, guardiamo il colore associato ad ogni risultato. Rosso, verde, eccetera. Oppure leggiamo i risultati seguendo come sono stati classificati nella colonna a destra. Al primo posto, in verde, le evidenze secondarie, all secondary evidence. Le sinossi basate sull'evidenza sono delle sintesi, dette anche sinossi, delle evidenze. Clicchiamola per vedere il dettaglio. Sono in tutto 159. Sotto le sinossi troviamo le revisioni sistematiche, systematic reviews. Possono venire dai vari database che compongono la Cochrane Library, ad esempio il primo risultato, oppure da siti web, o ancora da riviste. Sotto le revisioni sistematiche troviamo le linee guida, classificate per zone geografiche. Questa sezione merita particolare attenzione. Le linee guida, infatti, vengono raramente pubblicate su riviste. Sulle riviste, per motivi editoriali, è necessario sintetizzare, cosa invece non necessaria pubblicando in internet. La maggior parte delle volte le linee guida si trovano sui siti web dedicati, apposta alle linee guida. È comodo usare però il TRIP, questo motore di ricerca, per trovarle tutte o quasi tutte in una volta sola. Apriamo la sezione del Canada, che contiene 98 linee guida. E andiamo ad aprire la prima, Canadian Best Practice Recommendation for Stroke Care. Si è aperto il full text della linea guida, sono 97 pagine. Se volessimo citare questo materiale, dovremmo farlo come un sito web. In alto viene riportato anche l'URL. Chiudiamo. Sotto la sezione verde troviamo altri tipi di documenti. In blu, Clinical Question and Answer. Domande e risposte di quesiti clinici. Nella sezione marrone, Key Primary Research, troviamo articoli provenienti dalle riviste con impact factor maggiore. Mano a mano che scendiamo invece verso il basso, l'evidenza diminuisce.